Sì. E c'hai musica? Eh? Quando voglio. Io andrei al bar. Ci vediamo. I fogli. Penso che non si vedono questi, però fa niente. Non importa. Dovevano venire, dovevano. E se uno non viene, ecco, se uno non viene. Stai registrando, sì. Allora, andiamo un attimo qua. Partiamo con fermentazioni e terra. E ti sei perso il fabbro di ieri? Niente. Ah, sei buttata la seggiolina? Brava. Riesco un po' a un discorso sull'igiene di ieri? No, queste cose che si sanno, dai. Iniziamo? Bene? Eh? Bene? Come? Tutto bene? Parzialmente. Dimmi quando... Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, a voi è la seconda giornata di Extraterrestre. Ieri abbastanza extraterrestre siamo stati, perché io devo stare col titolo, quindi cerco di adeguare al titolo che avete dato. Allora, oggi, ieri abbiamo un po' parlato di acqua, molto poco in realtà, però abbiamo dato un po' di, non l'abbiamo definita, abbiamo dato un po' di caratteristiche, di qualità che ha l'acqua, no? Quindi solvente universale, che ci serviranno oggi, per cui, dato che qui c'è un Fabrizio che non c'era ieri, uno dei tanti Fabrizi, diciamo un po' tutto quello... Sì, si può anche mettere un po' più in là, ma tanto c'è questa qua, che io mi scrivo tutte le cose che dico, perché dopo se no, non so se ho detto o non ho detto. Comunque le cose importanti sono che l'acqua è il solvente universale grazie alla sua bipolarità, ricordandoci che dobbiamo sempre metterci dal punto di vista dell'acqua nei suoi tre stadi, anzi quattro. Lo stadio gassoso, che è quello che in realtà a noi interessa molto di più, cioè vapore acqueo, e qui ricordiamo che tutta l'atmosfera contiene vapore acqueo, quindi non esiste un luogo sulla Terra senza acqua, sulla Terra che noi viviamo senza acqua. L'acqua non è nel mare, nei fiumi, l'acqua è qua. L'acqua è dentro i polmoni, l'acqua è dentro il nostro corpo, l'acqua è ovunque. E quindi i tuoi tre stati, soprattutto quello liquido, non è un vero liquido, ma sono cristalli in un liquido, quindi questo anche gli dà la caratteristica del solvente universale, anche meccanico, oltre che chimico. È una molecola indistruttibile, fortissima, quindi rimane inalterata in vari ambienti, a pH differenti, con inquinanti, non inquinanti. Lei è amica di tutte le sostanze, perché... appunto per la sua bipolarità, e quindi può diciamo prelevare, accumulare diverse cose e trasportarle, è la trasportatrice universale. Per questa ragione anche è la scultrice del nostro pianeta, quindi grazie alla sua forza meccanica e anche alla sua forza debole chimica, ma unita con la meccanica diventa... C'è una faccia addormentata, Marinella, bellissima, no, ma è bellissima. Ieri era svegliera, alle 6 di mattina era svegliissima. Secondo me ti fanno male le prime ore del mattino quando dorme. No, questo è giusto per... Io ho capito, maestro, cioè l'acqua è Dio praticamente, e questo è un'ora di religione. Bravo, brava, preta. E sai chi erano i preta? I preta nel mondo, diciamo, tibetano, i preta sono degli esseri
nel mondo inferiore, insieme agli animali, agli inferi e a quelli infernali. I preta sono degli esseri che hanno sempre fame, hanno questo collo chiuso e non possono mangiare. Se mangiano gli brucia e gli fa malissimo, perché sono lì che vorrebbero, ma non possono prendere. Sono un preta. E questa è l'ora di religione. Del culto, questo è il culto della cultura nostra moderna. Il culto, la cultura, le radici della parola è proprio il culto, cioè è imposta un'educazione. Noi crediamo che c'è l'ossigeno che è fatto così, crediamo nel carbonio, crediamo nelle reazioni, crediamo in tutte queste cose di cui stiamo parlando. Non abbiamo detto niente. Ma crediamo, certo che crediamo, crediamo di avere un corpo, crediamo che ci siano gli altri, crediamo. Come la religione, bisogna avere fede, bisogna... Sì. Poi c'è una parte molto, molto diciamo, di mistero, che è la parte più... La parte di mistero in realtà è la parte più chiara, perché è quella che ognuno di noi deve chiarificare da solo. Quindi se io te la racconto è un mistero, ma se tu ne fai esperienza è limpidissima. Abbiamo parlato di contemplazione ieri. Abbiamo parlato di Leonardo e Schauberger, che sono due maghi dell'acqua, e di come loro hanno ottenuto le informazioni sull'acqua. L'hanno ottenuto in stato di contemplazione. È un tipo del 500. Ah, sempre lui, quello della Gioconda. Eh sì, certo. È un tipo così che... Sapeva fare tutto, ce l'hanno pure fregata e fa finta di niente, cioè faceva la gnori. Vabbè, no, poi dico qualcosa, adesso che parliamo della terra e dei nitrati e del salnito, racconterò qualcosa di Napoleone che vi sconvolgerà, ma arriviamoci piano piano. No, perché sennò mi dicono, ma quella lì fa il palo in frasca, ma chi gli ha dato il PhD a quella là? La frasca senza serie. Chi gliel'ha dato il dottorato a quella là? No, interessante tutte queste informazioni sull'acqua, perché ci saranno utilissime per parlare della terra, ok? L'acqua si muove quindi attraverso osmosi e attraverso la capillarità. E noi dovremmo essere molto più concentrati nel suo movimento capillare osmotico, perché? Perché quello liquido a cristalli è dannoso per il nostro mondo della Terra, ovvero... Cosa intendi per movimento liquido a cristalli? Allora, l'acqua, questa, non è un liquido, sono dei cristalli non liquido. Quindi se io verso questa cosa qua, tipo la pioggia, su un terreno, la cosa che faccio è distruggo il terreno, ok? 40% della desertificazione, e questo è un dato che è stato calcolato da due biochimici bravissimi, di cui prendete e leggetene tutti, questo è il libro dei Bourguignon, mi adeguo. Allora, i Bourguignon, non so se li avete sentiti, oltre a qualcosa che si... Italiani si incontrano sempre, probabilmente anche Schauberger è una cosa da mangiare, cioè i microrganismi se lo sono mangiato, anche Leonardo, da seppioline, ti farò passare in 4 giorni, guarda, facciamo la terapia, domani vengo con una seppiolina, sì, ti vengo con una seppiolina domani. Davanti ai tuoi occhi, me la sono mangiata. Già lo fanno. Allora, siamo seri. Allora, ci sono due biochimici molto bravi, una coppia, e si chiama Louise e Claude. Loro stanno in Provenza e si occupano di terroir, ovvero di vini veri, cioè di vini che sono legati al tipo di terreno che hanno. Ovviamente noi queste cose qui, soprattutto chi è di generazione più nuove, forse io ancora un pochino li ho sentiti, non sono più abituati, non sanno neanche cosa sia un vino di terroir, perché l'enologia ha stravolto completamente i vini e quindi da un vinaccio di schifo riescono a mutare, aggiungere, fare
non so, una delle cose che fanno per dargli il sapore di botte di quercia, okay, di varicato, gli mettono dentro i truccioli di varicato. Quindi voglio dire, ma poi stravolgono completamente. Non vi dico cosa succede in un'industria di acqua che imbottiglia l'acqua. L'acqua viene stravolta, quindi la bottiglia nell'acqua di plastica al supermercato è veleno. E vi prego di lasciarlo. Se possiamo, bypassiamo industria e supermercati. Andiamo a trovarci l'acqua dal cielo o dove c'è. Quindi i Bourguignon sono due bravissimi, hanno fatto il giro di tutti i continenti, tranne quello antartico, e hanno studiato 2000 sample, campioni di terra, ok? E ne danno il loro, loro aprono l'agrologia, non sono solamente loro che aprono l'agrologia finalmente. E comunque già adesso in Svizzera, ad esempio, ho trovato un bellissimo volume che studiano ad agrologia, che si chiama Il suolo vivente, che veramente racconta molto di più del suolo di quello che alle nostre agronomie raccontano. Io a volte vengo chiamata dall'Università di Agronomia per raccontare un po' il ciclo dell'etilene e l'ossigeno di cui parlerò oggi, altre cose, e gli agronomi mi guardano, ma veramente? Che sono cose state scoperte negli anni 70 in altre università di agronomia che ovviamente hanno completamente ignorato. Va bene. Quindi l'acqua è trasportatrice, trasporta calore, trasporta minerali, trasporta suono, trasporta tutto. Riacchiappiamo anche, stai parlando di questi due, perché stai dicendo che il 40% della desertificazione... Bravissima, loro dicono che il 40% della desertificazione, hai ragione, grazie mille, è dovuta all'eccesso di irrigazione. Ok? Quindi noi più irrighiamo, più diamo l'acqua ai terreni, più li rendiamo deserti, più togliamo la loro capacità di essere fertili, questo lo vediamo oggi in maniera molto semplice, e più rendiamo il sistema dipendente da noi. Quindi noi dobbiamo fare tutto il lavoro, ok? Perché se noi abbiamo un sistema che non è autofertile, dobbiamo noi arearlo con l'ossigeno, con l'aratura, con la sacchiatura, con quello che sia, noi dargli le sostanze organiche, i minerali, perché lui non è incapace. È come avere un bambino viziatissimo a cui gli diamo tutto, che ormai è legato a tutte le flebo possibili e immaginabili, non sa neanche più digerire, non ha più un sistema immunitario perché gli è stato vietato il contatto con vari batteri che invece erano utili per lui. Insomma, abbiamo fatto veramente uno sconvolgimento. E quindi che succede? Ogni anno che passa il terreno muore, perde l'autofertilità, muore prima biologicamente, poi chimicamente, e dopodiché noi siamo qui che dobbiamo sempre aumentare il lavoro per usare questa terra come substrato e non più come una terra fertile. Invece dobbiamo fare l'inverso, quindi l'acqua che ci interessa non è tanto l'acqua liquida che entra nel sistema, perché se entra acqua liquida entra in una certa maniera anche un po' violentemente come la pioggia o le irrigazioni, o se viene anche dato come fanno gli orti sinergici sotto la pacciamatura, sotto la paglia, con a goccia a goccia, arriva una temperatura. Se arriva una temperatura troppo fredda, abbiamo visto che l'acqua ha un punto di densità a 4 gradi, in cui è più densa possibile, ok? Se va riscaldandosi o raffreddandosi, quindi va verso il vapore acqua, si espande. Quindi se l'acqua arriva e tocca la terra, che la terra è un pochino troppo calda, ovviamente si espande e non penetra. E stavo leggendo oggi dei dati, mi sono rifatta tutto, dei dati della velocità con la quale penetra l'acqua, e ve lo voglio dire, in vari terreni. Eccolo qua. Allora, superficie del suolo, alta permeabilità. In una foresta temperata viaggia l'acqua a 150 millilitri per ora, ok? In una foresta tropicale a 300, invece in un limo arato, ok, un millimetro all'ora. Ci vedete la differenza di velocità con cui l'acqua entra, cioè non penetra in un... E ovviamente se noi abbiamo mancanza d'acqua, eccetera, eccetera, più noi lasciamo scoperti i terreni, si surriscaldano, l'acqua arriva, l'acqua non penetra e tutto evapora. Vabbè, non dipende
Sicuramente più drenante è, più penetra, più c'ha. Cioè, il limo comunque risapore, comunque si compatta. Sì, il limo un po'. Un terreno sapore pure coltivato hai il problema. Sicuramente è drenante, però in un terreno drenante l'acqua entra, non si sofferma dove noi vogliamo che si soffermi e quindi abbiamo sempre il solito problema, cioè drena troppo velocemente, invece noi lo vogliamo che si soffermi perché ci manca la sostanza organica. Chi è che nel terreno mantiene l'acqua? L'humus, le varie argille, il limo non tanto, però anche lui un pochettino, ma in realtà le argille, ma soprattutto la sostanza organica dentro il terreno, ok? E quindi se questa sostanza organica non trattiene l'acqua, è ovvio, è drenante. Per cui in realtà dobbiamo creare sostanza organica. Ma arriviamoci lentamente. Ah. Sembro sveglia, in realtà sto dormendo. Oppure... ok, innanzitutto andiamo a vedere una cosa. Andiamo a vedere che se entriamo nel mondo della Terra... Ci sono vari dati che sono interessanti, ad esempio capire che il primo miliardo di anni sul pianeta Terra non c'era Terra, ok? Questo può a volte dire, ma come non c'era Terra? No, non c'era roccia e c'era acqua, c'erano sabbie, c'erano tutta la sostanza inorganica che appartiene alla Terra, cioè sabbie, limo, argilla che mano a mano va sempre più fine, e sempre diventando più piccola fino all'altezza dei 4 micrometri, no? L'argilla. Insomma, non c'era Terra. Perché non c'era Terra? Per questo che questo pianeta si chiama Terra, anche se è pieno d'acqua. La crosta terrestre è al 70% d'acqua, i boschi sono accumuli di acqua, noi siamo accumuli di acqua, tutti gli organismi viventi sono accumuli di acqua. Ma perché è stato chiamato Terra? E perché non c'era Terra il primo miliardo c'era di anni? C'era un'invocazione, Terra, Terra. È interessante questa cosa, perché in realtà la Terra è un sottoprodotto, è uno scarto. Ed è uno sottoprodotto della sostanza organica. Perché la Terra, cioè il complesso argilla umico, è fatto di una parte inorganica e in una parte organica. Questa è la terra che a noi interessa per le nostre piante. Ok? Quindi le prime piante, che erano prime alghi, muschi, licheni, ok? Le prime vegetali, diciamo, mettiamo delle alghe dentro il mondo vegetale anche se proprio non ci stanno, si addossavano alla roccia grazie a enzimi e sudati radicali. Non c'erano neanche radici, ma insomma riuscivano a prelevare la parte di minerale e di conseguenza riuscivano a vivere. Ieri abbiamo detto una cosa fondamentale. Facciamo una pianta qualsiasi, no? Allora, abbiamo detto che una pianta è fatta di acqua, ok? Diciamo l'80%, poi ci sono delle piante 100% nei deserti e delle piante sempre meno nelle zone dove c'è molta acqua. Poi l'altra parte è fatta di aria, ok? Di carbonio, di ossigeno, ok? Generalmente di catene di carbonio, di carboidrati, quindi è fatta di aria, è tutto prelevato dall'aria. Di questo 20% abbiamo detto che solo il 4% del 20%, ok, sono minerali. Quindi in realtà il grande lavoro del mondo vegetale che ha abbandonato l'acqua, quindi il primo miliardo di anni abbiamo quasi tutta la vita nell'acqua o nelle zone limitrofe. Quando però iniziamo a uscire, andare un po' lontano dalle masse d'acqua, ok, oceani, mari, quello che c'era, noi, lì nell'acqua era facile, c'erano tutti i minerali in sospensione, erano in soluzione, quindi si poteva prelevare come noi organismi viventi tutto quello che si poteva avere e quindi era semplice. Invece una volta che noi abbandoniamo questo luogo paradisiaco e andiamo invece in questo luogo, come abbiamo detto, inospitale, ok? Noi abbiamo il problema dei minerali, perché tutto il resto lo troviamo. All'atmosfera c'è l'acqua e ce la portiamo con noi comunque, noi siamo accumuli e ci portiamo dietro la traspirazione. Noi traspiriamo come le piante traspirano molto di più di noi.
E quindi si creano questa specie di, no, massa di acqua intorno che mitizza il clima, okay? Crea i microclimi. Dunque, quindi non c'era terra e quindi andiamo a vedere cosa è connessa la terra con questi minerali, ok? Allora, abbiamo detto che la terra è un sottoprodotto del primo miliardo di anni, ok? Se voi andate a vedere, è interessante questo perché io lo chiamo l'ecosistema come la Cenerentola, perché l'ecosistema lavora sempre con gli scarti degli altri, ok? Cioè, c'è uno scarto che aumenta? Allora, quando hanno iniziato a produrre l'ossigeno, gli organismi fotosintetici hanno creato una devastazione. Perché? Perché c'era tutta un'atmosfera riducente, c'era metano, c'era ammonio e vivevano in questa area. Quando è iniziato ad arrivare l'ossigeno, chi sono morti? Sono morti tutti i nostri microrganismi anaerobi, ok? Quindi noi pensiamo sempre che i disastri sono iniziati ieri perché noi siamo nati ieri e quindi pensiamo che tutto sia nato, perché noi, cioè, prima non ci interessa niente, dal momento che siamo nati tutto è successo. Invece no, disastri ci sono sempre e correntemente stati, non solo le glaciazioni, non solo l'arrivo dell'ossigeno, non solo, ci sono continuamente stati trasformazioni. Abbiamo detto che l'ecosistema è resiliente, deve entrare nello stress, quindi c'è ossigeno che facciamo, benissimo. Mandiamo i batteri, automaticamente si infilano dentro le fosse e invece rimangono i batteri aerobi e quindi cambia completamente. Ok? La fotosintesi, scusate, la fermentazione anaerobia è molto più lenta e produce gas, come abbiamo visto, maleodoranti e infiammabili, mentre invece la fermentazione aerobia è più veloce, okay? Ma è una novità. Okay. Anche la terra diventa una novità, quindi già c'è l'ossigeno, per cui diventa una novità. Benissimo, la terra è fatta di una parte inorganica ed è la parte più fine della terra inorganica, cioè della parte inorganica, cioè l'argilla. Ok. L'argilla, facciamola vedere com'è perché è interessante, ci sono tantissimi tipi di argilla, più di 200, ci sono argille più o meno nuove, recenti geologicamente, ci sono argille che sono ottime per la costruzione, ottime per la coltivazione. Avere una percentuale di argilla in un terreno a me non dice niente, ok? Serve sapere che tipo di argilla, serve sapere tantissimi dati. Come abbiamo detto ieri, se io ti mando le mie analisi delle urine, ti dico che carattere io ho, tu non ci capisci niente. Cioè la terra va vista, va usata, va visto soprattutto le piante spontanee, chi sono, come sono, eccetera, va visto il comportamento quando c'è tanta acqua, poca acqua, insomma, va conosciuta, no? Ci vuole del tempo per conoscere il proprio terreno. Quindi questa argilla sono due foglietti, sono silicio praticamente, ed è carica negativamente esternamente, no? Ok? Quindi gli dà anche la sua caratteristica di collagene. Collagene cosa vuol dire? Vuol dire che se io la metto, la prendo, la metto nell'acqua, ok? Lei va in sospensione e va in sospensione in una maniera fantastica perché si apre come un tappeto volante, si dà all'acqua, l'acqua è bipolare, quindi va benissimo. Ok, si apre e ci mette tantissimo tempo a depositarsi. Ci sono delle argille che ci mettono 70 anni a depositarsi una volta che sono in sospensione nell'acqua. Generalmente nei nostri terreni, quando facciamo un'analisi e mettiamo un po' di terra nell'acqua e lo mettiamo tutto in sospensione, i primi minuti cascano ovviamente le sabbie che sono le più pesanti. Le più dense, dopodiché c'è il limo, nel giro di 2 ore già tutto il limo è arrivato a terra e quindi si segna dove arriva il limo, perché spesso il limo e l'argilla hanno lo stesso colore, sì, quando lo toccate lo capite, ma se lo vedete non lo capite. E poi scende l'argilla. La sostanza organica rimane in sospensione. E sapete le percentuali, no? Di sabbia e di altro. Allora, l'argilla è carica negativamente. Okay. Poi c'è la parte organica. Ok? La parte organica è la parte umica. È ovvio che ho bisogno della vita per fare humus, cioè
L'humus è un sottoprodotto, uno scarto della fermentazione batterica o microbica, mettiamoci dentro anche microorganica, nel senso che abbiamo funghi e batteri. È ovvio che i batteri sono presenti tutto lungo il primo periodo del miliardo e i funghi vengono molto più tardi, i funghi lavorano con l'ossigeno, quasi tutti, se non tutti. Ho detto il fungo che si conosce che lavora in assenza di ossigeno, che è adattato agli stomaci dei ruminanti, è uno dei pochi che si conosce in assenza di ossigeno, tutti gli altri hanno bisogno di ossigeno, quindi ovviamente geologica, cioè la storia della Terra ce lo porta molto più recentemente. Quindi abbiamo questo scarto, che cos'è? Che in realtà dentro qui noi troviamo diversi fissati diversi elementi. Una volta che dall'organico passa all'organico grazie alla fissazione, ok? Non solo dei batteri, ok? Non solo a livello, ad esempio, l'azoto può essere anche fissato attraverso i fulmini. Ma una volta che è fissato mi si ferma all'interno dell'humus. Quindi io, avendo humus, io ho ricchezza di sostanza, ok? Mineraria, non metalli, ma in genere oligoelementi, diciamo, eh? Non solo calcio, qui c'ho parecchie cose qui dentro. Non solo, ma è carica negativamente, quindi anche non nel suo complesso, ma intorno sia l'argilla che l'humus avranno tutta una serie di oligoelementi carichi positivamente. Chi è che unisce questi due amici, dato che sono non negativi? E generalmente ci abbiamo o il ferro, o il calcio, o il magnesio, ok? In questi terreni qui direi che predomina il calcio nel complesso argilla umico. Almeno che non siano terre rosse, allora in quel caso lì sapete che c'è ferro e via dicendo. Potassio anche. Potassio però, per il potassio nel complesso argilla umica non si trova così tanto. Però i nostri terreni sono ricchi di... Sono ricchi di potassio, però probabilmente nel complesso argilla umico non c'è così tanto. Bisognerebbe esaminare il complesso argilla umico. Però sì, perché è monovalente, no? Quindi deve essere bivalente e sicuramente bivalente funziona meglio. Che funziona ancora? L'ho rotto, cosa ho fatto? Sono io che non funziona. Fa niente, alza la spalluccia, che tanto lui... Ci va meglio così. Ok. Bueno. Cosa fa questo complesso? Questo complesso intanto lo possiamo vedere, ha dei legami deboli che lo mantengono, no? Dei legami idrogeno. Quindi cosa mi fa ricordare? Mi fa ricordare che se io gli butto dell'acqua, dei cristalli d'acqua in un liquido, cosa succede? La prima cosa che succede è che si spacca. E infatti durante l'evoluzione del pianeta Terra cosa vediamo? Vediamo che dove c'è sabbia, cioè silicati e basta, e non c'è terra, qui non ci sono legami deboli, l'acqua può arrivare direttamente e non succede niente. Dove invece io ho accumulato terra, immediatamente, poiché la terra poi ha tantissime funzioni, perché sai, c'è uno scarto e li trovi la funzione. C'è uno scarto umico, grazie a radici e vari elementi si crea questo complesso. E a questo punto però, dato che il complesso è debole di fronte a acque battenti, acque liquide, a questo punto io lo proteggo dalle acque liquide e quindi faccio quella folta chioma che c'è tutto intorno, ok? E la terra sta sotto. Infatti generalmente in certi terreni noi abbiamo la lettiera che sarebbero tutte le foglie di animali morti non ancora fermentati. Metabolizzati. Poi ci abbiamo la sostanza umica e poi ci abbiamo la terra. Nel fondo potremmo trovare, a seconda dei terreni, ok, qui sicuramente sono solamente in terreni di valle, eccetera, eccetera, un minimo di argilla. Chi è che fa la terra in questa epoca? Ciao!
chi è che fa la terra in questa epoca? Allora, per diversi miliardi di anni l'hanno fatta le radici a contatto, le radici sia dei licheni, eccetera, che anche alghe che stanno all'interno del terreno, e se no le radici delle piante. Le radici delle piante hanno la capacità di entrare nella roccia, sfaldare la roccia, ok, chimicamente e meccanicamente, e quindi lì il complesso umico viene fatto. Invece in questo periodo geologico ci sono due animali in modo particolare che creano la terra. Uno è il lombrico, che conosciamo, e come fa lui a fare la terra? Nel suo intestino, semplicemente, perché di giorno lui scende e quindi si prende l'argilla, durante la notte sale e mangia la sostanza organica, e nel suo intestino si uniscono queste due cose e quindi esce dal suo intestino direttamente le pallottine di complesso argilla umico. E lui è fondamentale in questa epoca del geologico. Non è detto che fra 100.000 anni cambi completamente la cosa. Non dobbiamo affezionarsi troppo solo bisogna osservare che succede adesso e quindi andare di conseguenza con quello che è, adattarsi, no? L'altro animale che fa la terra, soprattutto nei sistemi tropico e subtropico, sono le formiche. Le formiche sono fondamentali per il terreno. Cosa fanno le formiche? Intanto sono delle eccellenti fattrici, insomma delle fattorie fantastiche. Loro hanno allevamento e coltura, hanno coltura di funghi dentro le loro formichiere e hanno allevamenti di afidi e altro, e anche la cucinella. Loro allevano diversi animali. Perché loro allevano questi animali? Perché loro non possono mangiare sostanza solida, loro possono solamente succhiare liquido. Quindi hanno sempre bisogno di liquido, quindi loro raccolgono sostanza solida per le loro colture e allevamenti e ricevono questo liquido da questi organismi. Facendo questo, però, loro scavando nel loro terreno, ovviamente nella bocca, perché non mangiano l'argilla come l'ombrico, si attacca l'argilla, con la sostanza organica queste due si incollano e quindi quelle pallottine che loro lasciano sono perfetti complessi argilo-umici. Uno li va a aprire, li guarda, li osserva, li esamina anche solo al microscopio, anche solo facendo l'analisi, e vede che hanno queste due sostanze. Va bene? Lo svegli? Sì, allevamenti di afidi, di cocciniglia, di un sacco di altre cose. Gli afidi sono questi piccoli insetti che generalmente si cibano della linfa della pianta. E cosa le formiche cosa fanno? Le allevano. Cioè le formiche non proteggono praticamente, loro lasciano questo. Come noi proteggiamo le vacche, cioè le proteggono fino a che non se le mangiano. C'è una protezione. Come la mamma con i bimbini. Poi quando c'è carestia entrano fuori. Appunto. Mungono gli escrementi, sono la zuccherina, cioè metabolizzano la linfa. Sì. Una specie di melata. Sì, sì, una melata, esattamente. Allora, perché, cioè come la pianta riceve questi minerali. Allora, quello che noi vediamo è che in questo sottostrato di terra, ok, i minerali oligo elementi, perché poi ci sono metalli, non metalli, c'è un po' di tutto, ma tutti questi, diciamo, cationi, anioni, tutti questi componenti poi dei sali, che però sono divisi, sono attaccati a questo complesso argilla umico. Come fa la pianta a prenderlo? Ed è questa la magia, una delle magie, poi questo ciclo dell'etilene e ossigeno è stato scoperto negli anni 70, no? Però di questi cicli immagino che ce ne siano mille altri che noi non conosciamo. Comunque è interessante vedere come invece lavora il selvatico per riuscire a imitarlo il più che possibile, no? Infatti devo dire, l'agricoltura sinergica e naturale, Fukuoka e Miyazaki, sono quelli che più vicini sono arrivati a imitare questo tipo di sistema, coltivando su grandi campi e coltivando quello che loro vogliono, no? Allora, sottoterra noi abbiamo questa struttura, adesso arriviamo, no, a questo. Abbiamo questa struttura. Innanzitutto dovete immaginarvi un mondo enorme. Allora, la maggior parte della biomassa vive qui sotto.
Quindi cosa vi viene da dire? Viene da dire che questa terra, che era uno scarto e che adesso invece ha preso un ruolo fondamentale, fino a che noi umani chiamiamo questo pianeta Terra, acquista un sacco di funzioni in più. Ad esempio, quali funzioni gli possiamo dare? Ancoraggio delle piante. Ancoraggio delle piante, esattamente. Cioè la pianta può crescere in altezza molto di più grazie al fatto che è radicata bene a terra. Sicuramente. Poi? Ritenzione idrica. Ritenzione idrica, abbiamo visto quanti cuscinetti di spugne c'ha, per cui mi mantiene tutto, la sostanza organica, l'argilla, mi mantiene l'acqua. Quindi praticamente vediamo che questo mondo nell'acqua che abbiamo abbandonato dopo un migliaio di anni, o parte di noi ha abbandonato, in realtà ce lo siamo portati con noi. Quindi abbiamo acqua sotto e acqua sopra, 70% di acqua nella terra e nell'atmosfera, dipende attorno a quale pianta, andiamo dai 60% ai 100% di umidità, no? Ok? Quindi abbiamo praticamente ricreato un teatro dell'acqua. Poi cos'altro? Elementi nutritivi. Quali sono gli, questa parola mi ha sempre affascinato. Cos'è l'elemento nutritivo? Cioè, gli elementi che andranno a costituire le parti della pianta. Cioè, abbiamo visto che acqua e aria. Meglio, che rientreranno nei processi di sintesi delle piante. Perfetto, quindi la maggior parte dei nutrienti la pianta la piglia dall'aria, la maggior parte, no? Perché se è fatta di carbonio, è fatta di acqua, è ovvio che, infatti questo che è interessante, perché le persone pensano nutriente è quella roba di della terra, in realtà il nutriente, cioè quello che nutre, che costituisce la massa, è quasi tutta l'aria, però c'è quel 4% del 20% di minerali che invece sta qua, quindi diciamo i nutrienti minerali sì, stanno qua. Quelli di cui poi, se volete, vi racconto un po' come digeriamo e come noi assimiliamo i minerali, è esattamente come lo fa la pianta. Ed è molto interessante vedere questo parallelo, perché ieri abbiamo parlato di ecosistema e io prediligo ecosistema corpo, primo perché è sempre con me, quindi lo posso osservare continuamente, anche se sono in città, anche se sono in un aereo, anche se sono in mezzo al mare e non ho altro da osservare. Mentre gli ecosistemi più classici, il bosco, sono un po' più lontani, sono un po' più... Mentre questo qui, che è comunque un ecosistema, un sistema complesso, io lo posso osservare e funziona esattamente identico a questo, non c'è differenza. La chimica e la fisica non è cambiata. Noi ci cibiamo esattamente come il batterio iniziale, ok? Gli elementi, diciamo, di base nutrizionali, che sono i carboidrati, le proteine, eccetera, sono uguali dappertutto. Possono modificare se l'organismo è fotosintetico o no, se ci sono dei batteri che lavorano con lo zolfo, con altri elementi al di fuori del carbonio, ma se siamo dentro il carbonio, noi, i nostri batteri, siamo uguali agli altri batteri, cioè la glicolisi avviene in tutte le cellule, anche delle piante, non nella parte fotosintetica e via dicendo. Quindi diciamo che la fisica e la chimica non è cambiata in 4 miliardi di anni, per cui forse ci dice, ma se noi conosciamo questa cosa qua, forse riusciamo a comprendere un po' di più, no? Posso fare una digressione? Non c'entra niente. Sì, no, bellissimo, così mi bevo un mate. Allora, tu adesso hai detto che comunque la maggior parte della sostanza nutritiva la pianta la prende dall'aria. Allora, quando abbiamo scritto questo progetto, abbiamo parlato con una serie di amici ed eravamo anche a Roma e allora una mia amica ha detto sì, vabbè, ma io che vivo a Roma mica mi metto i pomodori sul balcone con l'aria che c'è. Nella mia convinzione, molto, a parte il fatto che rispetto a quello che tu puoi comprare al supermercato, cioè proprio... Sì, no, ma infatti si fidano del supermercato, sì, più di loro stessi, sì, sì. È impressionante. Il presidente, ciao! Presidente, è arrivato il presidente, alzatevi, alzatevi! Allora, la questione è quanto è più importante. Quanto è in ritardo, che ore sono? Scusate, 10 e 10. C'ho avuto appuntamenti da fare. Sì, immagino. E quanto è più importante la qualità dell'aria rispetto alla qualità della terra? Cioè, effettivamente, su quello che io mangio è più importante. Aspetta, che perché sono. Allora, ripeti la domanda, scusa. Sì, la religione. È più importante. Cazzo, è la seconda volta che siamo messi d'accordo. Ah, le lettere. Bene. Dai. È più importante, cioè, e influisce di più sulla qualità poi del cibo, cioè di quello che poi io mangerò, proprio queste...
È una domanda legata a quello che noi stiamo facendo in questo progetto, no? Se la terra contiene delle sostanze o l'aria, cioè quanto queste due cose è? Allora, sicuramente se la terra contiene sostanze non qualitativamente ma quantitativamente nocive alle piante, questo lo influisce molto molto di più, perché l'aria comunque c'ha i suoi sistemi, quindi di protezione. Ovvio che un minimo di metalli pesanti e cose andranno o pigmenti o polveri sottili andranno a mettersi su queste cose, tu le lavi e sei ok. Cioè non c'è assorbimento di questa. No, c'è un assorbimento radicale di metalli. Sto pomeriggio vi volevo parlare di tutto il ciclo che succede nella fitodepurazione, cioè di come le lagune lavoravano prima delle bonifiche, di questo danno è tragico che abbiamo fatto storicamente in tutto il mondo. E quello è molto interessante vedere, perché sono sempre microrganismi e insieme alle radici, quindi ci sono assorbimenti radicali, sedimentazione, cioè quindi tu vedi tutte le sostanze che noi consideriamo nocive e potrebbero essere nocive, in realtà poi date in mano alle piante che portano l'ossigeno sotto e i microrganismi, tu risolvi qualsiasi problema. Per cui se lei ha le cose nel coso e gli dà degli M, famosi efficient microorganismi, in cui ci sono funghi e microrganismi, perché quello che in queste terre pugliesi mancano i funghi, perché l'80% del ciclo del fosforo passa attraverso i funghi. Quindi se noi non abbiamo funghi nel nostro terreno, che è legato alla sostanza organica, noi il fosforo ce lo... e se noi diamo dei fosfati, noi ammazziamo i funghi e quindi automaticamente la terra dipende da noi per il fosforo. Quindi per riuscire a riavere l'autofertilità, cioè la capacità del ciclo del fosforo, che è uno degli elementi fondamentali, diciamo in quantità, perché l'azoto ancora può sopravvivere, batteri eccetera, ma è il fosforo con i funghi, e i funghi hanno bisogno di ossigeno nella terra e i funghi hanno bisogno di sostanza organica, quindi manca l'ossigeno perché è compattata, ma non è questo il caso perché non è una terra compattata in genere, è drenante quindi ci entrerà pure, manca però la sostanza organica a cui attaccarsi, e sì che potrebbe essere un problema qui in queste terre, è ovvio che il ciclo del fosforo ce lo siamo giocati, ok, questo tanto per entrare un po' più velocemente, però in quel caso lì, cioè io voglio fare l'orto vicino alla discarica, devo stare più attenta a quello che arriva. Allora, innanzitutto, se la pianta è sana, vuol dire che sta... Allora, vai a vedere un elemento particolare. Un elemento particolare che so io... In realtà se tu hai microrganismi sotto non hai da preoccuparti né per uno né per l'altro, perché non vanno ad accumularsi. Il problema è che quando ti manca l'elemento che unisce pianta e radice, questo si può accumulare perché lei assorbe una certa quantità di sostanza. Una parte riesce a metabolizzarla e quindi a ridividerla e quindi a trasformarla. C'è l'alchimia dentro il nostro corpo e dentro le piante, non è che non esiste, cioè anche gli elementi si trasformano, ok? E soprattutto c'è il fatto che con i microrganismi, che ti traduco a qualsiasi sostanza che se tu la bevi e non hai microrganismi può essere un problema, in realtà la pianta con i microrganismi, quello che andiamo a parlare adesso, riesce tranquillamente a... E poi lo vedi al tipo di piante che hai intorno, spontanee, e da come sta la tua pianta. Cioè, la pianta si ammala quando... Il sistema fuori suoli devo stare molto... Sì, adesso abbiamo finito, oggi abbiamo finito. Un minuto prima di te. Ti sei fatto la parte. Quindi un sistema fuori suolo, la mia massima attenzione è alla qualità del suolo, cioè quanta sostanza organica... Quanti microrganismi tu riesci, tu gli dai attraverso appunto, i microrganismi, tu non hai nessun problema. Ma veramente? Il discorso degli orti urbani spesso chi vuole andare contro gli orti urbani ti dice
non è sano coltivare una città dove c'è smog e quant'altro. E invece soprattutto chi va a favore degli orti urbani, a prescindere da questo discorso che ho capito e che quindi sconfessa anche quest'altra cosa, ti dice che è incommensurabile il valore nutritivo di una pianta tagliata e mangiata subito rispetto anche a una pianta coltivata in lontano dai centri urbani, che però prima di arrivare nel tuo piatto ci mette allora, 3 giorni. Guarda, c'è una cosa semplice che tu puoi anche fare. Tu puoi fare un assaggio di una cicoria industriale, una cicoria di agricoltura biologica, una cicoria di agricoltura biodinamica, una di agricoltura sinergica e una che trovi nel campo. Tu le prendi tutte e tre, inizi a assaggiarle usando il gusto questa volta, non il naso lo lascio da parte. Ma a quel punto ti rendi conto che man mano che vai verso la selvatica acquista di sapore. Che cosa che dà sapore al cibo? Gli oligoelementi, ok? Gli oligoelementi. Quindi è ovvio che questa qui sarà molto più ricca di oligoelementi, quindi avrà una diversità di oligoelementi, per cui dopo, se tu hai una flora batterica buona, perché certo se tu sei nato a New York e ti hanno tirato, sterilizzato, non fatto mai toccare le piante, su giù, non puoi mangiare niente, e se gli dai una cicoria de campo, insomma se muore davanti, cioè, se tu c'hai una flora batterica abbastanza ben, cioè, io oggi mi sono mangiata una seppia cruda. Ma non ho detto niente, ho detto scusi, ma ce l'avete del pesce? Sì, sì, poco, dico posso venire a bordo? Sì, sì, dico me lo posso pulire? Sì, allora l'ho staccato, ho dato due cifre, delle cose, mi fa, cioè, stia a prua, io sto a prua, e mi sono messa a pulire. Tagli, tocca con la tua tentacolino, toccalo col tuo tentacolino. È una cosa lunga. Vabbè, dai, passiamo dall'acqua all'aria, dai. Sì. No, questa cosa che nelle città l'aria è... Però io vi dico, l'aria viaggia, cioè arriva qui nelle campagne. Ma sì. Cioè, acqua. Ma sì, oh, ma sì. Infatti Ceci, dell'azienda che produce biodinamica, ha detto che tra tutti i suoi controlli, che lui è maniacale, gli dà fastidio il fatto che nei controlli risulta la diossina di Andria, anche se lui sta fuori Andria, perché le mura si spostano. Dice, però poi le sono cose incontrollabili, cioè non è che puoi eliminarle totalmente però se tu usi microrganismi, ok, meglio, anche per lavare la roba prima di mandarla al mercato, come la puzza di ratto marcio se n'è andata, così anche cioè, si elimini proprio i patogeni. Quello che bisogna fare. Ci arriva. Lo facciamo durante il tetto, va. Perché lo streaming secondo me non. No. Hai detto che questa cosa della cenere che c'è la. Quella è la lescivia, vabbè, quella è banale. No, no, ma quella non. Quella è soda, dai, sodina, no, quello non c'entra niente. Ma questo è un po' il discorso del tè di compost, che comunque arricchisce la flora batterica. È più un po' più in là, è un po' più in là dei bokashi, sono gli effective microorganismi, i microorganismi effettivi, che tu te li prepari e li usi per lavarti, li usi per fare formaggi, per fare vino, cioè per lavare la casa e per l'orto e per gli inquinamenti gravissimi, in Asia l'hanno usato per petroli, radioattivi, è the solution, sì. Senza microrganismi, dato che però sono i primi che sono arrivati, sanno esattamente come manovrare tutte le sostanze, perché in realtà noi abbiamo il concetto di naturale e non naturale, ma se tu vedi la terra da molto lontano, tutto quello che produce la terra è naturale, è della terra, che poi lo fai tu attraverso un'industria, quindi consumando o accumula. In realtà poi, voglio dire, come ho detto ieri, nel carbonifero c'è stato questo accumulo eccessivo di aghi di conifere, che era pieno di lignina, i microrganismi non riuscivano a digerirla, quindi era molto molto lenta, come la produzione di torbe. Le torbe si producono per una lentezza e per un abbassamento di ossigeno, quindi questa cosa che si è sprofondata, ecco che abbiamo il carbon fossile, ed era solamente un inquinante che non sapevano dove metterlo. Allora, torniamo a noi.
la troviamo alla terra. Quindi qui sotto adesso noi in un sistema silvestre cosa abbiamo? Innanzitutto abbiamo una quantità di chilometri di superficie radicale che è 3-4 volte più di quella che vediamo, ok? Vi ho detto un po' a quanto vanno profonde le radici, ok? Un alfa-alfa di 4 anni ha le radici a 8-10 metri, ok? Altre piante tipo degli alberi possono arrivare a 30 metri, insomma noi abbiamo una vastità e una... Cioè tipo un iceberg. Tipo un iceberg, sì, sì, e soprattutto la quantità di canali, oltre alle radici, ok, noi abbiamo tutti i micrositi, ok, in cui ci sono vari microrganismi, funghi, batteri, questo è silvestre, tutti i suoi canali fatti anche da ex radici che sono morte, quindi è rimasta la parte, diciamo, dice, la parte organica che si è ridotta, quindi ha creato questo canale. Ma soprattutto abbiamo una rete infinita di funghi. I funghi sono fondamentali non solo per il ciclo del fosforo, ok? Ma sono fondamentali perché sono la rete di oligoelementi, cioè di metalli, non metalli, minerali in genere, che portano da una radice a un'altra. Quindi senza questo la mia lattuga selvatica non riesce a scegliere se vuole il magnesio o il manganese, se vuole il silicio o vate la pesca o un altro elemento. Perché se noi la coltiviamo già gli togliamo, e la coltiviamo un terreno mosso continuamente, già i funghi non ci sono più, quindi non c'è la scelta degli oligoelementi. Quindi vuol dire che noi quando andiamo a mangiare questa cosa non solo non la digeriamo per altri motivi di cui dopo dirò, ma non abbiamo la scelta di oligoelementi. Ora, poiché tutto il resto, bulky, come si dice, in grande quantità, lo troviamo, ok? Perché l'azoto, benché sia atmosferico, sappiamo che l'atmosfera è fatta di azoto, in ogni caso riusciamo a fissarlo, poi lo manteniamo in certa maniera, eccetera. E il potassio lo ritroviamo e lo riusciamo a mantenere nel terreno, e il carbonio ovviamente viene continuamente fissato, da quello gassoso ai carboidrati. Quello che alla pianta e a noi è di limite sono i minerali, ok? Quindi come fa la natura, uno dei metodi, come fa la natura a mantenere i minerali senza perderli, ok, e a dargli alla pianta? Perché se noi abbiamo il complesso argillo-umico, noi abbiamo una perfetta maniera per bloccare i minerali, però sono bloccati, come fa poi a prenderli la pianta? Ok. Se noi ariamo o zappettiamo, meccanicamente noi rompiamo la terra. Quindi se tu spacchi questo, automaticamente l'argilla non ha più il potere di mantenere gli oligoelementi, quindi troverà tantissimi oligoelementi nel terreno, quindi la pianta, wow, prendo tutto, perché? Perché se tu gli dai l'acqua, questi vanno in soluzione, andando in soluzione la pianta aspira l'acqua, quindi aspira quello che c'è, e quindi ovviamente da un posto silvestre i primi anni noi abbiamo delle piante bellissime. Poi però se non manteniamo l'autofertilità, passa anno, il terreno è stanco. Non è che è stanco, è che proprio l'abbiamo ammazzato biologicamente. Gli abbiamo tolto i funghi, gli abbiamo tolto tutto quelli che fanno il ciclo. L'altra cosa importante, ancora prima di raccontare come la pianta prende i minerali, importante è capire da dove sale il problema dei sali. Se io ho l'humus e l'argilla in complesso, quando io ho un sale, cioè che in realtà sono due ioni separati, uno positivo e uno negativo, questi due ioni non si incontrano, non ho sale, io ho degli ioni che sono attaccati al mio complesso. Ma se io tolgo la sostanza organica e quindi tolgo il complesso argilla umido, questi qui in soluzione si incontrano e quindi precipitano. Per questo che eccessiva irrigazione ha portato alla desertificazione e alla salinità. In Australia uno dei grandi problemi quando 20 anni fa io iniziai a imparare permacultura eccetera, era che 40% dei terreni coltivati erano salinizzati. Te credo, tu li togli tutti i cicli, cioè li stravolgi tutti i cicli possibili. E quindi loro poi ci dicono, non è che, oddio, c'è il sale da dove viene? Sì, certo, se voi pompate l'acqua, soprattutto se siete vicino a mare, è ovvio che la falda risucchia dal sale, e quindi se voi mettete acque salate. Ma io ho in certi posti del mondo irrigato in maniera molto, diciamo, delicata, con acque salate.
Non ho problemi. Se questa acqua salata penetra e incontrano l'humus, l'humus si prende gli ioni e non c'è nessun problema. Non è che il problema di acque salate, che certo non aiutano, quindi devi iniziare con piante pioniere tipo sedani e tutte piante, diciamo, che sono abituati alla salinità e al spruzzo del mare, ok? Qui ci sono delle piante pioniere che iniziano e dividono i sali e quindi a questo punto ti fanno l'humus. Ma il problema viene che se tu togli l'humus, loro si riuniscono e si riprecipitano, ok? Allora. Che succede? Quindi qui sotto noi abbiamo tutta una serie di radici, che adesso non posso farle, ok? Enormi, e alla fine la parte finale abbiamo queste radichette primarie, ok? Che sono come dei puntini in una marea di buio. È ovvio che io parlo di un terreno con questa perfusione di gas, cioè io ho l'aria lì, quindi mi arriva l'ossigeno, quindi ho i funghi che lavorano e tutto quanto. Ora, in questi piccoli alveoli, quello che è stato trovato negli anni 70 è che, guarda caso, la pianta produce, no? La pianta è un biocondensatore energetico e biocondensatore di materia, cioè prende l'aria e diventa materia, ok? Mi fa il miracolo inverso, e cioè invece di sublimarsi lui si materializza. E però vedevano che un 20%, più o meno 20-25% di questa materia che l'albero creava, e faceva la materia, e veniva rilasciata attraverso i sudati radicali alle radici. Cioè, ma a chi sta dando il latte, a chi sta dando da mangiare questa pianta? E allora, guardando meglio, sono andati a vedere e c'erano dei micrositi attorno alle radichette primarie, minuscoli, in cui c'erano una serie di batteri, anaerobi e aerobi. C'erano dei microrganismi. Che facevano questi microrganismi? Anche funghi c'erano. Soprattutto una serie di rave, di un party, tutto personale, perché arrivava all'interno di questo microsito. Tutta una cosa segreta. Allora, che succede? Loro ricevevano questa manna, no? Questi carboidrati, eccetera, mangiavano, cioè il rave iniziava. Il rave che succede? Succede che a un certo punto l'ossigeno manca, cioè si finisce il vino, manca. Iniziano i batteri anaerobi anche loro, perché poi hanno dei processi diversi, lo vedremo con la fitodepurazione. Sicuramente noi vogliamo prediligere la fermentazione aerobia, però la fermentazione anaerobia che c'è in natura, in separate zone, ha la sua funzione. Certo, non deve essere nelle nostre case, nei nostri orti, negli acquitrini vicino a casa, perché sennò ha voglia, ok? Sotto le nostre ascelle. Pensate, lavati con l'acqua di sale, con l'acqua di mare. L'acqua di mare blocca la fermentazione anaerobia, quindi è una maniera per non puzzare. Devi passare 2-3 settimane prima. Ieri mi parlava delle ascelle, allora insomma, siamo a questo bosco. Io non ho problemi di... No, ma in generale, voglio dire, non puzzi per niente, però se per caso c'è qualcosa, tu digli, guardi, l'acqua di sale, perché ci sono anche dei deodoranti, anni fa vedevo in Australia, che sono fatti di la pietra dei sali. Ma si trovano. Sì, anche qua. Sì. Anche quelli è sale, tu ti metti sale, quindi ovviamente abbassi la fermentazione anaerobia, ecco che è finito. No, forse puzzo io. No, perché io pensavo che... Dimmelo se... Se io ho una situazione fuori dal comune, quindi sudando moltissimo... Cioè, no, io pensavo che l'odore fosse dato dall'espulsione delle tossine. Ora, io sudando in una maniera incredibile, dopo... Le tossine chi le magna? Da chi le magna? Non ce n'è più, perché... esce proprio solo acqua, non puzzo minimamente, e quindi l'odore viene quando c'è fermentazione, la singola tossina. Padre mio sapeva di viola, per esempio. Mo dice padre mio perché si sta aprendo un ristorante di padre mio. Certo, è un fervente religioso.
ci fa piacere, questa cosa ci rincuora. Che viene utilizzato come deodorante. Quello, è perfetto, sono sali. Certo, vabbè, va bene. Perché la gente sì, l'allume che dice, alcuni dicono, ah, perché chiude i pori, queste cose, perché chiude i pori? Cioè, ti senti chiusa nei pori tu quando lo usi? Allora basta, tu fai l'esperienza. Io ad esempio molto spesso mi lavo i denti con l'acqua di mare. Per prendere cosa faccio? Vado in alto mare, prendo una bottiglia, ci metto un tappo, la leggo a una pietra, lo mando giù, quando è a 10-20 metri, pa, per pressione si toglie il tappo, si riempie di acqua un pochettino meglio, la ritiro su. E questa io me la porto con me, ho fatto anche una cura di acqua di sale, tu la puoi bere per 2-3 mesi, ti ridona tutto. Cioè, quello dicono, non si può bere l'acqua di mare, io rido. Cioè, inizi da poche quantità, sempre di più, ti pulisce tutto il corpo, ti ridà, è praticamente un liquido amniotico, cioè ha tutto quello che hai bisogno. E aumenti, ma anche lavarsi sui denti con l'acqua di sale è fantastico, cioè sciacquarsi la bocca, lavarsi. Acqua di mare. L'ho sempre presa. L'ho presa qui con il pesciolino. Quella che prendi al largo è quella che ti bevi? Sì, no, quella al largo la prendi. Al lago e possibilmente anche un po' più basso, se vuoi. Io mandavo tuttora mando il mio secondo babbo che c'ha quasi, ne ha 76, ancora non ci vede niente, eppure pesca con un coltello. Lui è da 20 anni che lui pesca con un coltello, lui scende e torna su con un polpo, ma non ci vede niente più vicino. E c'ha il suo coltello e va giù e tira su dei polpi di queste. No, non è impressionante, e c'ha 75 anni. E io. No, il polpo no. No, ma c'è questa pietra che ti sta, guarda, vedi quella pietra lì? Quella lì ti sta difendendo completamente. Quindi tu devi stare tranquillo. È un teatro, è tutto immaginario. Ieri abbiamo scoperto. Allora posso continuare? Fanno la novità e fanno col polpo. Che babà. Ah, ma che babà. Hanno fatto proprio il manifesto. C'è questo manifesto. Arrivi. Che ci fa di in stream. Sì, facciamo un po' di Mereu, della Grazia Mereu. E leggitela Mereu, un bellissimo libro, piccolino, della Mereu. Si chiama Gabriella Mereu. Gabriella Mereu e si chiama Terapia Verbale. Vabbè. No, leggitelo perché lei è sarda, è fortissima. Terapia Verbale. Allora, quindi ci sono questi piccoli rave che iniziano, quindi arrivano i microrganismi anaerobi, iniziano anche loro e loro producono come sottoprodotto l'etilene. Ora sapete che l'etilene si trova appunto nelle superfici di molta frutta, grazie ai batteri, ok? È un sottoprodotto della fermentazione, credo aerobia, è un sottoprodotto della fermentazione aerobia. E ad esempio quando noi vogliamo far maturare alcune frutte velocemente, le mettiamo vicino alle mele. Ahimè, l'industria l'ha scoperta e quindi cosa fa? Raccoglie la frutta quando ancora non è matura, la mette nelle celle frigorifiche perché il mercato al prezzo è troppo basso. Quando è il momento che non c'è più quel frutto lì, gli dà una gasata di etilene e la mette nel mercato. Questa frutta matura come uno shock, ma in realtà ormai è già andata, cioè ha iniziato un processo di decomposizione già, benché a 4 gradi, però quando poi dopo si arrossa, ma in realtà dentro ormai è marcia, quindi c'è una finta, no? E non mangiate frutta che non sia di stagione. Cioè con le banane? Quelle tropicali proprio neanche le nominavo io, figurati. Cioè, oggi sono andata perché avevo il buono per fare la colazione, per esempio adesso devo andare in un bar, cazzo, apriva alle 8, io ero dalle 7, alle 6 e mezza, giravo intorno. Per questo mi sono mangiata quella roba lì. Come? Perché? No, no, è buono. Allora, il buono bar mi fa, guardi, c'è il cornetto, il cappuccino, e poi dopo c'è il succo di melograno, però è fuori. Dico, ah, vabbè, sarebbe bello assaggiarlo, però voglio dire, non sono di stagione. Come fa? No, no, è di stagione. Ma come è di stagione? Dico, i miei sono in fiore, ce lo so bene quando vengono i melograni. Mi fa, no, ma vengono dal Cile. E guarda, gli faccio, il Cile ha già vinto, quindi lasciamo il melograno al Cile, gli ho detto io. Non è proprio local, vero?
mi ha guardato una faccina, mi ha detto no, vabbè. Ho preferito il caffè che non è local comunque, il latte che non è local perché non ci sono poche vacche. A Sarajevo era bellissimo, ti facevano la spremuta di melograno per strada, era troppo bello, non l'avevo mai visto. Come tipo quella degli arci. Sì, tipo la canna da zucchero. Sì, no. Ma adesso? No, con le spalmatite, sembra troppo bello. Beh, è troppo buono. Okay. Infatti la volevo assaggiare, poi quando mi ha detto il cile mi ha un attimo freddata. Vabbè che dovevo riconoscere i nostri limiti e andare oltre, però ogni tanto, però io non l'ho mangiata. Allora, torniamo a sto rave, va, che si qui stanno qui. Ma adesso parlo di sudati radicali. Sono i sudati radicali. Allora, i sudati radicali escono qui e iniziano i batteri aerobi. Sì, quasi tutti i carboidrati. Ah sì, quasi tutti. Poi ci saranno anche alcune proteine che sfuggono. Ma insomma. Forse anche dei grassi, non credo. Acidi, sì, ma di che tipo di acidi? Acidi grassi. Acido citrico. L'acido citrico. Per solubilizzare alcuni elementi. E lui le riesce a. Sotto forma di acido oppure complessato? Sì, complessato perché non credo gli arrivi. Sì, comunque. Per fortuna ci abbiamo gli agronomi che sono informati, perché sennò qua. questo rave inizia e si forma l'etilene, ok? C2H4? Sì? Potrebbe essere. Spero sempre che c'è qualcuno che sa. No, ci dovrebbe essere. Comunque sia, a questo punto che succede? Vi ricordate quando abbiamo parlato ieri dell'inizio, anche oggi, dell'atmosfera riducente che c'era, no? Perché c'era solamente la fermentazione anaerobica, l'assenza di ossigeno, c'è un ambiente riducente. Ecco, qui in questo ambiente totalmente ossidante, perché abbiamo ossigeno che anche se in piccola percentuale è ovunque, si creano dei micrositri in assenza di ossigeno riducenti. Che succede automaticamente? Che quel compresso lì non mi funziona più e si stacca. Ok? Si stacca perché in un complesso riducente non riesce a trattenere. E a questo punto, solo a livello di questi micrositri, lui rilascia i cosiddetti nutrienti minerali che a noi mancavano, quindi la pianta li può prendere, ok? Ma subito dopo il ciclo, poiché per fusione il gas, per osmosi, torna a entrare nei micrositi, ecco che ritorna il ciclo, ritorna l'ossigeno, tutto viene ribloccato, quindi non abbiamo perdita alcuna, cioè i minerali si staccano, le radici prendono quelle che possono e che vogliono prendere, ma a questo punto torna l'ossigeno e tutto si ricompatta insieme. E ricomincia la festa. Questa festa può essere di ore, il ciclo, non ho mai trovato un testo che me l'ha detto, io non ci ho lavorato, e questo è il problema, non ho la prima esperienza, mentre sugli spermatozoi vi posso dire di tutto, li ho tagliati, li ho fatte fettine, li ho guardati in tutte le maniere, mi sono occupata 2 anni di spermacultura, perché alla permacultura ci sono arrivata togliendo una S. Poi adesso sono in permacultura, cioè non mi frega più niente la permacultura, ormai è tutto in permanente, ragazzi, cioè, godetevi quello che c'è, tanto l'unica cosa che ci resta è goderci la vita. Allora, va bene, quindi questo rave fantastico continua e quindi lascia. Cosa succede quando noi andiamo a zappare a rare? Ve l'ho detto. Meccanicamente noi liberiamo tantissimi di queste cose, ovviamente la pianta con l'acqua li riesce ad assorbire, ma al 60%, 70% ci siamo ancora, vedete questo sistema tecnico-accademico, è di spreco, ancora una volta il 60-70% di quello che c'è io lo perdo, perché l'acqua si attacca immediatamente, fa precipitare i sali, questa potrebbe essere una soluzione, oppure prende gli ioni e se li porta via, o prende l'argilla e se la porta via. O prende l'humus e se lo porta via. Ok? Quindi la aratura l'abbiamo fatta da 15.000 anni semplicemente perché avevamo tanta terra e perché dopo che diventava stanca si lasciava là e si andava a rompere le balle a un altro appezzamento di terra. Ovviamente questo terreno era stato usato pochi anni grazie al fatto che eravamo nomadi e grazie al fatto che anche eravamo pochi, no? Questo terreno aveva tutt'intorno un ecosistema che funzionava, quindi rapidamente si prendeva cura di questo terreno e non c'era desertificazione.
È ovvio che invece aumentando la quantità di terreni e aumentando la lunghezza del tempo e soprattutto rendendolo immediatamente dipendente da noi attraverso l'aggiunta di NPK, cioè di elementi in soluzione, ok? Noi lo rendiamo dipendente e quindi lo ammazziamo biologicamente e quindi lo stravolgiamo chimicamente, ok? E non solo, poi con l'aggiunta di questi in soluzione, cosa fa la pianta? La pianta può solamente assorbire questi, si dimentica degli altri oligoelementi perché non ci sono più, perché non c'è nessuno che li propone, perché non c'è la rete di funghi che li porta in giro e quindi ovviamente le cose non sanno più di niente, credo, non hanno solamente potassio, fosforo e azoto e nient'altro, ok? Questo è quello che Jeff Lawton chiamava The Nice Story, che raccontava nella sua supermercultura. Facciamo che ore sono? Un attimo, possiamo fermare un quarto d'ora, almeno ci facciamo pausa. Sì, Presidente, accordato. Scherzando, seguiamo la parola. No, andiamo, ma guarda, io ti ho detto, non ho problemi. Tanto il cuscino che mi sono dimenticato. No, io sto benissimo, no, preferisco stare giù. In realtà basta che io mi metto questi qui sopra, non ho più le caviglie. Ecco, forse così va meglio. Mi sono fatta un autocuscino. Se ci resisto, no, ma adesso ci resisto. Allora, io in realtà vi volevo raccontare un sacco di altre cose, però andiamo pian piano. Sì, c'è una cosa che vi devo raccontare, che era tipi di humus differenti. Però forse non è neanche importante. Scusa, volevo chiedere, ma quei funghi di cui parlavi sono funghi proprio tipo funghi? Oppure sono... Sono miceli, sono funghi? Perché ci sono sia... Beh, i porcini hanno delle ife che vanno in tutto il terreno. Sono dei funghi del terreno. No, quelli che se ci sono o no. Cioè. Sì, è quelli che producono la geosmina, che è questa sostanza. Sai quando tu prendi un terreno sano? Un terreno sano sa sempre di fungo. Se non sa di fungo c'è un problema. Vuol dire che non c'è fosforo, cioè non c'è fosforo naturale che circola. È quel profumo che sa di porcino, se vogliamo. Perché il porcino ha quell'odore lì, di terreno sano. Comunque il segnale è che crescono effettivamente questi funghi. Sono micorrize, sono miceli, sono funghi, sono varie simbiosi e consociazioni tra batteri, funghi e radici e tutti questi lavorano in consociazione. Ma sì. Sono nascosti nel terreno. Però non si vedono, si vedono delle ife, no, dei fili. Terreno, crescono i funghi. Sì, ma se tu vedi... Ma c'entrano anche loro perché ovviamente comunicano, però se tu vedi nel terreno quelle linee bianche, quelli sono, o nel compost generalmente, quelli sono funghi. Sotto la lettiera c'è sempre quelle cose bianche nel bosco, tu vai, sì, sotto la lettiera c'è... Quindi il fatto che crescano dei funghi non... È difficile da mangiarli, poi li potresti anche mangiare. Il fatto che crescano dei funghi veri non vuol dire, non è un segnale che... No, è un segnale sicuramente, perché il fungo sotto è tutto connesso, quindi vuol dire che comunque è un terreno, cioè non è credo che è un terreno arato per il grano crescano funghi, quindi se crescono funghi vuol dire che è un terreno che è abbastanza riposato e sano. Poi ci sono i tartufi, crescono sotto i tigli. L'anno scorso era bellissimo, eravamo a Conselice, c'era un corso, c'era questo ragazzo giovanissimo che si occupa, che va di notte, cioè si fa i soldi, lui vive nei boschi, però si fa i soldi raccogliendo tartufi. E c'è un cane eccezionale, che lui ha tirato su in una maniera molto più, non posso dire umana, ma canina, nel senso che gli ha rispettato il suo essere. E infatti hanno un rapporto bellissimo. Allora mi ha detto: ma vuoi venire stanotte a Tartuffi? Io certo, non sono mai stata. Insomma, siamo partiti a mezzanotte, siamo tornati alle 4 di mattina. Figuratevi la lezione del giorno dopo. Comunque mi ha tirato su, cioè, una massa così di tartufi bianchi, neri, tutti. E sotto i tigli sono. Allora lui va nei giardini privati e pubblici dove sono i tigli di notte perché può entrare. Entra in silenzio. E manda il cane fa tro, 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 e in un secondo tro, ne trova uno. Meraviglioso.
Sì, e penso che sono aperti. Che hanno quella ricchezza. Sì, beh, lui va più che altro nei giardini dei condomini, che sono privati, però insomma sono aperti. Sì, sono aperti, però ovviamente se lo vedono lì. Ma che dove è questo? Con Selice. Che si trova? Dove c'è il circuito, dove sta? No, aspetta, Imola. Ah, ok. E qui ci state tartufi. E poi non mangiare tartufi il giorno dopo. Ma così proprio sul pane, a quantità. C'è un nostro amico che diceva dei tartufi. C'è a morsi anche quelli. Tartufo va bene? Lo mangi tu il tartufo? Non l'ho mai assaggiato, sinceramente. Ma non è una cosa che... Perché questo nostro amico ha detto il tartufo, perché anche lui c'ha un amico in Calabria che gli tira fuori i tartufi dal cilindro. E lui ha detto, visto che il tartufo si grattugia, non perché si grattugi, perché costa troppo. È buonissimo. Abbiamo fatto a scaglie, con dito, con limone. Però i funghi in sé non sono quel grande alimento. Ma guarda, generalmente tutti gli alimenti, sia vegetali che funghi in genere, hanno parecchie tossine per difendersi. I funghi ne hanno un bel po', per cui non potresti mangiare tutti i giorni funghi, come non puoi mangiare tutti i giorni certe piante che sono tossiche. Il prezzemolo è una di queste, non è che sono tutte un po' tossiche. Puoi mangiarti tutti i giorni piante che si difendono in una maniera diversa, tipo ad esempio l'ortica si difende con l'istamina, tu togli l'istamina con solo del vapore ed ecco che te la puoi mangiare tutti i giorni perché non ha altre tossine. Il peperoncino, che è l'unica solanacea che si difende col piccante, che è poi vitamina C, te la puoi mangiare tutti i giorni perché non ha tossine come le altre. Perché ridi? Perché adoriamo il peperoncino. Però per i maschi è l'unica solanacea che funziona. Ma per i maschi che non si può... tanto bene per la prostata, per questo. Non ce l'ho. Per i maschi. Sono un po' maschile, però non è stata posso... peperoncino e birra negativi. Domani vi dirò, domani arriverò con una cosa della prostata, dico guarda se hai la prostata, poi ma io non sabato sera. No, ma che vita di merda, mi sentirebbe dire. Senza birra, senza peperoncino. Dico ancora peperoncino non me lo togliete perché. Va bene. Io adesso volevo iniziare, per questo che volevo fare una pausa. Perché volevo iniziare col terreno incolto, il terreno. Chi è che ieri mi aveva chiesto i terreni incolti? Tu. Sì, i terreni incolti e quindi le pratiche che si possono fare, le varie maniere per riuscire a riequilibrare tutto questo. Ok? Quindi proprio è una transition anche quella, la transition countryside. Potremmo iniziare in Puglia il movimento dei transition countryside, che parte dalla monocultura devastante e anno dopo anno, successione dopo successione, come un ecosistema, torna ad essere... Che io l'ho provato, cioè io ho un terreno, ho da 30 anni che sono sopra e adesso ho una massa di cibo senza più macchine, senza più niente e lavora da solo, non devo fare niente. Ne potare, l'unica cosa che devo fare ogni tanto è chop and drop perché non entro più, ma c'è una massa di cibo che l'unica cosa è non lo raccolgo, cioè io non vendo il mio cibo perché quando lo vendevo il biologico ho avuto per 7 anni un'azienda biologica, andavo a vendere, era degradante si dice, cioè ti davano niente per una cosa che io avevo fatto con tutto l'amore del mondo eccetera, ma non ti davano neanche la quantità di denaro che ti permetteva di delle spese, capito? Di tutto. Per cui ho detto, ma no, perché lo vendo? Allora, tanto vale che lo regalo o lo scambio. E ho iniziato a regalarlo e scambiare. Però ovviamente ero io sulla terra che decidevo. Io ero il mio trattore, io decidevo. Mio marito cucinava. La sera c'erano dei pranzetti buonissimi. Ci siamo divisi le... E quindi ovviamente decidevo. Tu hai anche gli olivi? È da 30 anni che raccolgo olivi. Come olive. Raccogli le olive? Le raccolgo a mano. Le raccolgo, faccio la potatura solo di raccolta, sotto, metto la rete, la foresta amazzonica sotto gli ulivi. Le faccio come un po' come la vecchia maniera mediterranea, cioè i filari, ho la vite, poi ho 4 filari di olivi
e perché era una filare, l'ho comprato così, ma sotto ci faccio, beh, quest'anno ci sono i lupini, veccia, facelia, eccetera, per cui tiro giù semplicemente e basta. Quando ci faccio il fago io lo raccolgo a luglio e quindi già c'ho libero il campo. Ah, ok. E quindi metti le reti? Sì. Io, e poi dopo una parte di questo, dato che non detesto queste filari, una parte di questo campo lo sto facendo a foresta di olivi, cioè ho aumentato la quantità, ho aggiunto un sacco di olivi, di modo che voglio che proprio non mi interessa se si toccano, se io non riuscirò a raccoglierle tutte precisamente, però voglio che diventi come una macchia di olivi molto più compatta, voglio vedere che succede, però le ho messi da poco. Non si danno fastidio? No, le piante non si danno fastidio, siamo noi che pensiamo che ci danno fastidio. No, ma poi voglio, io ho dei mandorli, dei meli che sono a 7 metri di altezza, cioè non si danno fastidio, vanno su, per cui sono delle piante di una bellezza, poi non sono potate sotto, per cui da qui iniziano, la gente viene e fa, io non ho mai visto un melo così alto, così bello, te credo sei abituato al castrato, famoso castrato come noi, no? Entropia, sai cos'è entropia? Esco troia. Non la... No. Entropia... Esco, troia. Non l'ho ancora capita. Non ancora, pensa di averla capita, ma non l'ha capita. Oppure ti guarderai lo stream. Senti, io posso spegnere con questa? Posso spegnere? Continua. Entropia, esco, troia, va bene, no? Vabbè, questa foto come guarda. Le scale. Io metto la rete, faccio io da dentro con mia figlia e le scale ate gli altri. Per i meli? Ah, i meli lo stesso, scale dentro, però quelli l'altro li lascio. Perché certo. E poi faccio il sido, aspetto che cascano, quindi a novembre quando tutte quelle sotto che sono cascate col vento, con le cose, raccolgo e faccio il sido, perché lì il sido lo fai solo, la fermentazione la fai solo con quelle le mele per terra. Sì.